in aula la prima volta, quando è entrato mi sono subito emozionata perché ho visto i suoi occhi molto, molto forte. È un'impressione che ho avuto una volta due volte nella mia vita, una volta con Giacomo Manzù, una volta con Pablo Picasso. Ho conosciuto Giacomo Manzù nel 1954 a Salisburgo, dove lui insegnava la scultura insieme a Oscar Kokoschka la pittura. Io allora facevo da modella ai scultori e lì l'ho conosciuto. Volevo sapere se Manzù era cristiano, diciamo, se era religioso. Io direi che lui era religioso come sono state le sue sculture. Lui è cresciuto in una famiglia molto numerosa, molto cristiani, molto cattolici, e la madre e il padre vivevano tra casa e chiesa. Lei è a conoscenza del rapporto tra Giacomo Manzù e il cosiddetto Papa Buono? Sì, perché noi siamo venuti qua nel 1960 a Roma, a abitare a Roma, e lui dagli anni 61-62 che fu chiamato da Papa Giovanni per fare il ritratto ufficiale del Papa Buono. Del Papa Buono? Sì. E lui ha avuto 18 incontri con il Papa, e direi proprio il Papa Giovanni, bisogna veramente che oggi abbiamo il capolavoro della Porta di San Pietro. Dei bassorilievi della Porta di San Pietro c'era una raffigurazione di un Cristo, sembrava che indossasse addirittura dei blue jeans. Ah, come lei si riferisce su quel pannello che è alla mostra? Sì, sono tutte variazioni che lui ha fatto, e come l'ha cambiato l'ultimo bassorilievo che abbiamo anche alla mostra, il Papa Giovanni Brighiera, e sì, un bassorilievo che lui fece proprio la notte quando è morto Papa Giovanni. E fu l'unico, mi sembra, ad avere accesso alla stanza del Papa. È perché lui ha fatto il punto di morte. Sì, ha dovuto fare la maschera della morte e ha fatto la mano e che ha firmato il Pacem in Terris. Lui fu chiamato dal Vaticano e tornai dopo tante ore e portava in mano un piccolo gesto, la mano del Papa Giovanni con l'anello, e proprio quella mano che ha fatto il Pacem in Terris. E questo era molto molto commovente, veramente era ancora caldo, la forma era ancora calda. Secondo lei che cosa legava il Papa Giovanni XXIII a Giacomo Manzù? Un'amicizia, ma questa amicizia soprattutto. Ma forse perché erano tutti e due bergamaschi. Erano tutti e due. Le radici, la terra. La terra bergamasca, sì, io penso che sia stata una cosa importante. Infatti loro, quando erano solo, parlavano pure in dialetto bergamasco. Io come, così, bergamasco, innanzitutto, ho avuto modo di seguire sempre, almeno da 40 anni, Manzù. Poi quando è arrivato a Roma l'ho seguito ad Ardea, sono stato spessissimo al suo atelier, ho seguito via via tutte le opere più importanti, le ho presentate alla grande mostra di Milano, ma ho portato l'opera che lui ha fatto per la pace davanti al Palazzo delle Nazioni Unite e ho filmato quell'opera. E questo rapporto voleva dire la fiducia incondizionata.
all'inizio lui si sentiva molto timido a lavorare. Allora il Papa Giovanni dice: forza, scultore, lavora. Non si preoccupa, dici, guardi, lei faccia come lei crede. Esatto. Dici, allora Manzullo rispose, ha detto, ma, dici, santità, io però sono abituato sempre a fare ritratti alle donne e adesso devo fare un uomo. E dice, beh, dopo tutto sono vestito anch'io da donna. Ricordo un dettaglio, io volevo fare la brochure prima di fare la mostra di Milano. Per fare la brochure ho detto, bisogna che lei mi faccia un ritratto, un'opera autografa, voglio dire, che nessuno conosce, mi deve fare il suo ritratto. E lui scherzando mi dice, su mia vu, in dialetto bergamasco, non sono capace, su mia vu, un vedrà. A che lui mi dice, beh, allora, vediamoci domenica, mi porti un grande specchio, me lo diceva in dialetto, mi porti un grande specchio, lo facciamo. E io puntualmente quella domenica arrivai giù ad Ardea con un grande specchio, lo pose sul tavolo, si specchiò e fece tre ritratti. E la sedia, so che la sedia la vidi nel... La sedia? Appesa al muro nel... Nel suo studio, questa sua eredità avuta da suo padre, e poi la sedia le ha accompagnate per tutta la sua vita. Lei le vede in sculture, in disegni, acquaforti, in qualsiasi cosa. Un rapporto molto particolare, comunque non semplice, sofferente per molti versi, ma oggi lo ricordo con molto amore, senza nessuna rabbia. Esatto. Oggi purtroppo non è più qui con noi, con me, ma comunque lo sento sempre molto vicino, proprio perché sono riuscita a elaborare tutti questi momenti magari difficili o che non sono riuscita a avvicinarmi a lui o lui a me, e ancora tutt'oggi è un continuo evolversi, sì, è un lavoro interiore, sì. Esatto, non è assolutamente facile. È una figura talmente grossa, ma questo può essere per tanti altri personaggi, quando si ha a che fare con un genitore, con una figura così potente, così dominante, e comunque non è facile poter esprimersi al meglio, come del resto penso anche per lui è stata la stessa identica cosa. Nel suo essere burbero è riuscito comunque a comunicarmi amore, aggressività. E mi ricordo una frase che mi disse mio padre poco prima di morire. Lui mi disse, Giulia, io ho 80 anni, ancora devo imparare. E queste sono parole che secondo me uno ogni giorno deve ripetersi proprio per non mollare mai. Non... Quindi era molto umile anche come persona. Sì, estremamente umile. Come quando arrivando a Milano, vedendo tutte queste luci, mi ha detto, ma le troppe per me, non merito io questa luce, no, non merito. Un uomo un po' anche semplice nel suo modo, ma è un uomo timido, però quando doveva dire le cose le ha dette. Lui era un marito molto premuroso, era molto geloso però era un uomo, non so come dire, era un uomo perfetto, un
anche un papà perfetto, anche se i bambini suoi lo vedevano ben poco, perché lui era sempre da mattina a sera in studio. Alla sera comunque, ogni sera lui si è messo lì insieme a loro due quando loro mangiavano, e lui lo assistiva e disegnava. E di quella esiste per esempio un bellissimo album con una sessantina di disegni che lui ha fatto sempre quando i bambini mangiano. Lui comunque non vive in una dimensione da artista, diciamo, da star. No, lui non piaceva la mentalità. Invece a lui no, lui piaceva la sua casa, l'intimità della casa, la sua famiglia e lo suo studio. Lo studio di Manzù, lui voleva solo un enorme spazio. Come due hangar, lui l'ha chiamato come hangar degli aeroplani. Però lui le serviva perché Grazie. Aveva tante luci, tante finestre. È molto semplice, lui amava lavorare contemporaneamente su vari soggetti o bassorilievo. Poi lui si stancava e andava a fare un ritratto, stancava e andava a fare magari il gruppo degli amanti. Qual è l'opera di suo padre alla quale lei è più affezionata? C'è un'opera, sì, è un'opera che a me piace tantissimo, è La bambina sulla poltrona in ebano. È sempre stata un'opera che a me, sì, è proprio, a me è sempre piaciuta, al di fuori del tipico cardinale, striptease, insomma, tutto ciò che uno conosce di Manzù. Quello invece è sempre stata un'opera a cui sono rimasta molto legata. Ce n'è anche un'altra, La bambina sulla sedia che è girata, Raggio di luna. A me piacciono pure tanto le amanti, sì. Le grandi amanti, questa enorme massa, è una cosa bellissima, si sente proprio vibrare l'amore. Thank you.